L'inaugurazione del campo di basket gratuito realizzato nella zona falcata di Messina appena 2 anni fa, un punto di riferimento per lo sport voluto dall'ex sindaco Renato Accorinti, un'idea semplice e importante al tempo stesso, un modo per rivalutare angoli dimenticati della città. Oggi il campo appare sporco e degradato, atti vandalici e piccoli furti lo hanno mortificato e Accorinti su questo tema rompe il silenzio. Sistemeremo tutto. 2 anni fa abbiamo inaugurato questo playground, il primo in città, un campo di basket dove tutti possono venire a giocare gratuitamente. Si chiama Campo Libero George Floyd 846, intitolato chiaramente a George Floyd, che è stato ucciso barbaramente da un agente americano. Perciò questo campo è libero sotto ogni punto di vista. È una libertà di venire a giocare, è una libertà di pensiero. È stato fatto in un modo semplice. Abbiamo chiesto all'autorità portuale questo luogo che era inutilizzato e poi ci abbiamo lavorato insieme anche a un gruppo di ragazzi, ragazze e con l'Amatori Basket, che poi ufficialmente ha chiesto, ecco, diciamo, l'autorizzazione poi ufficiale è dell'Amatori Basket. Bene, per 2 anni hanno giocato liberamente tantissimi ragazzi, fino alle 2 alle 3 di notte, una cosa meravigliosa. Speriamo che se ne possano fare tanti altri e speriamo di trovare tanti spazi per fare questo e altro. E dopo 2 anni, chiaramente, ci sono cose da rifare. Qui sembrava vandalizzato, ma in effetti i due canestri si sono rotti perché nel basket è abitudine aggrapparsi anche dal canestro. Insomma, dopo 2 anni si sono rotti i canestri e praticamente ora, da qui a qualche giorno, faremo una conferenza stampa proprio qui, in questo campo, faremo la conferenza stampa per vedere come rimediare al ripristinare questi due canestri. Anche vogliamo fare qualcosa, anche riprendere la recinzione. Chiederemo anche alla Messina Servizi Bene Comune, chiaramente anche all'assessore, al comune intero, al sindaco, di mettere due cassonetti, 2 o 3 cassonetti della differenziata. Però come faremo per recuperare questi pochi soldi che servono, però servono sempre, per ripristinare i canestri? Ecco, diremo tutto nei particolari in questa conferenza stampa, che ripeto sarà entro sabato. Sicuramente sarà fatta una raccolta per avere più compartecipazione dei cittadini. Anche 1 euro però avrà un grande senso. Tutti i particolari di come faremo questo, e vi inviteremo a tutti a venire qua alla conferenza stampa, fra qualche giorno sarà detto a tutti. Perciò questo è solo un preannuncio. Fra qualche giorno vi aspettiamo in tanti qui a venire, perché questo è un bene di tutti, un bene comune.